I used to love you all. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un bel trucco, un bel make up punk rock per il ritorno a scuola, perché a scuola non vanno solo le principesse ma anche le ragazze un po' più hard. E così mi sono aggiunto anche questi accessori. Ho qui un piercing, è finto ma non ditelo a nessuno, per l'orecchio, di qui una specie di dilatatore, ma anche questo è finto. Che vi immaginate, io a 40 anni che comincio a mettere queste cose mi cacciano di casa. Poi c'ho un braccialetto nero con due R, 3, 4, 5, 6, e un anellino con le mani incrociate di scheletro, un anello nero e un anellino con il gatto nero, yeah! E poi il braccialetto che ho acquistato a Valencia, che adoro. E niente, iniziamo il nostro bel make up punk. Ricordate prima di tutto che abbiamo bisogno di una bella idratazione, perché non è mai presto e non è mai tardi per iniziare a idratare la pelle e prepararla per quando si è vecchi. Oggi useremo solo make up a basso costo, quindi qui abbiamo un primer del Avon, a voi, a noi, a chi? E useremo questo primer per far durare di più il trucco, il make up, e anche per idratare la pelle. Yeah! Userò questo fondotinta del Essence, perché come ben sappiamo costa moderatamente è anche molto buono. Vabbè, siamo capiti. E userò anche questo pennellino, come lo chiamate voi questo? Una spazzola. Perché ho detto che useremo solo prodotti a basso costo. Questo l'ho acquistato su AliExpress, l'ho pagato un euro qualcosa. Per il contouring useremo la palette Revolution, Makeup Revolution, che ha di tutto dentro, e mi pare che l'ho pagata sui 5,90 €. Raga, è fantastica, è bella, ha tutto dentro ed è perfetta per non spendere lì un sacco di soldi per i trucchi. Vedete, c'hanno i due colori più marroni che li puoi usare per il contouring, poi c'ha tutti i blush matte, e poi abbrasatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciate con te. Torniamo seri. Useremo non questo pennello, ho sbagliato, questo lo useremo per la cipria. A me mi servirebbe un dizionario make up, credo, di, se qualcuno me lo indica sarei felice. Useremo questo pennellino, anche questo comprato su AliExpress, per fare un po' di contouring. Come Dark Lady non dovremmo usare troppo trucco sul viso, perché comunque le ragazze punk sono abbastanza bianche, però giusto per dare un po' di contouring soprattutto sulla mia faccia da MILF da Barbie invecchiata, come mi chiamano i miei amici. E niente, sfumiamo, raga, ricordate, dovete sfumare pure se siete di corsa, sfumate. Come cipria userò questa al camouflage. Altro che camouflage, a me mi ci vorrebbe un restyling della Essence. Anche questa costa poco, non ricordo bene, sui 3-4 euro.
e dobbiamo abbondare perché dobbiamo essere piuttosto chiare, molto molto bianche, per avere il contrasto con i colori che metteremo dopo. Useremo anche per gli occhi una palette della Makeup Revolution, anche questa costa 2 lire. Matteo sbadiglia. E userò questo colore un po' più rosso perché voglio dare anche un tocco un po' vampiresco. Ricordate che vengo dalla Transilvania e il sangue mi bolle dentro. Dracula il mio antenato. Prepariamo la base e faremo con questo colore molto molto chiaro. Attenti che di notte potrei trasformarmi. E l'ho applicato su tutta la palpebra. Ricordiamo sempre che sto usando tutto il materiale a basso costo. Prenderò questo colore un po', come ho detto, un po' più rosso e lo applicherò nella piega dell'occhio per dare profondità e malvagità. Comunque io ci ho messo 15 minuti a fare questo trucco, non più di tanto, quindi per essere carine basta a poco la mattina, 15 minuti prima ci svegliamo e via. Prenderò un altro colore, è un marrone più rosso, più rosso violaceo, così mi piaceva tanto, come ha dei colori fantastici questa palette, e la metteremo nella piega dell'occhio solo verso la fine per dare una maggiore profondità al nostro make up time. Voi dovete sapere che quando mi sono presentata da mamma con questo trucco, alla fine avrò anche un piercing sul naso, mia madre faceva: esci fuori, togli quel trucco, togli quel piercing. Io dicevo: guarda il trucco, e lei faceva: no, togli il piercing. Con un altro pennellino andremo anche ad applicare lo stesso rosso sotto la parte bassa dell'occhio, poi anche quello marrone per farci uscire questi bei occhioni azzurri, per mettere paura a chi ha paura dei vampiri. Matteo si sta spaventando. E sfumeremo bene anche qui. Dopodiché passiamo ad eyeliner. Non ci crederete, ma questo eyeliner l'ho comprato dai nostri cari amici beniamini, che Dio li benedica, i cinesi, i nostri salvatori dei portafogli. L'ho pagato 1 euro, è waterproof, ragazzi, lo metti, non te lo togli più, se per caso non ti strucchi un giorno, 2, 3, lui rimane là intatto, è fantastico. E poi un'altra cosa bella, a me non mi brucia nemmeno, ci credete? Non so, sarà fatto con petrolio, benzina, vomito di rane, bava di lumaca, non lo so, ma è davvero fantastico. Non lo uso sempre perché ho paura che prima o poi mi cadranno le palpebre per terra. La cosa brutta è che potrei anche spiaccicarmi le palpebre e non potranno più ricucirmeli. Come qualsiasi fanciulla, mettiamo anche qualcosa per le sopracciglia, perché le mie sono troppo chiare, allora dobbiamo scoprire un po', essere ancora più tardi. Questa è una matita che ho comprato in Romania, ho pagato tipo 1 euro, Flomar, qualcosa del genere. Come qualsiasi dark lady, non deve mancare la matita nera. Come facciamo a essere dark senza la matita nera? È una matita della Yves Rocher che ho applicato sull'interno dell'occhio e ho anche sfumato un po', non so perché nel video non si vede, ma ve lo dico io, quindi fidatevi. Ho usato questo mascara di Giordani Gold, me l'hanno regalato ma mi sa che costa 2 soldini, e fa belle ciglia,
Dopodiché useremo, no, naturalmente un rossetto, non è che nel naturale non avere un rossetto scuro, però non ce l'ho. Allora userò questo di sempre, no, di Marion Hold, lo è un po' bordeaux. Applicherò questo, volevo applicare quello di Wet n Wild, però era troppo chiaro, così ho scelto l'altro e lo applicherò. Sento parecchio, molto bordeaux, ed è molto, anche molto bello, ma per essere ancora più dark potremmo anche lasciarlo così, ma non saremo abbastanza punk. Metteremo, yes, sì, rag baby. Metteremo con un pennello del nero, lo prenderò proprio dalla matita e lo applicherò sopra il rossetto per scurirlo e per dare anche un aspetto più tridimensionale, più glam, e anche più slide file, open space, così parliamo in inglese. Ardestendo, I don't know. Sto cacco e nasa vodori, non sono una nasa vodori, allo. Questo è il piercing di cui vi parlavo prima. Immaginate voi, mi presento da mamma così, io che sono tutta a boccoli e rosa, mi presento da lei così e mi faceva: togli, non ti posso guardare, toglile. Faceva: dai, guarda il trucco, no, togli il piercing. Ha detto: ma lasciami sta che mi piace. No, vabbè, ti sei impazzita, mi ha detto. Vabbè, e voilà. Questo è il mio trucco, spero che vi sia piaciuto. Questo è stato il video di oggi, spero che vi sia piaciuto il mio look. Yeah! La cazza! Però a me mi piace troppo, è troppo figo. Sistemati pure i capelli belli e bene. Ci vediamo al prossimo video, non dimenticate di lasciare un bel like, ma bello, bello, bello grosso. E di seguirmi su Instagram, dietajarina.it. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Miau! È impossibile.